Su internet di filmati fatti in vacanza ce ne sono tanti. Questa è una delle più belle spiagge d'Italia, quella dei Maronti, nell'isola d'Ischia. Visto da qui sembra un mare di sogno, ma in queste foto la realtà è diversa, è tanto pure, e la differenza la fa quella schiuma che affiora. E allora il consorzio Maronti, composto da operatori turistici della zona, ha deciso di investigare per vederci chiaro. Un operatore subacqueo si è immerso e ha seguito con la sua telecamera la condotta sottomarina che porta gli scarichi del comune di Serrara Fontana. La prima cosa che salta all'occhio è che nella parte terminale della condotta, invece di un sistema a diffusione che dovrebbe avere piccoli fori in grado di vaporizzare gli scarichi, ci sono dei bocchettoni larghi più di 10 centimetri. Qui gli scarichi sono a una pressione molto alta e le sostanze portate dalla fogna vengono letteralmente sparate in mare. Nessuna depurazione, dentro sembra ci sia soltanto una griglia, peraltro a maglie piuttosto larghe, ma non basta. Risalendo la condotta si vede che in più punti ci sono delle lesioni, gli scarichi vanno in acqua anche a pochi metri dalla costa. Quello che viene fuori sembra schiuma, forse detersivi, mescolati a chissà che. A un certo punto il sub nota che il fondale cambia aspetto e allora prova a smuoverlo con la mano. Viene su qualcosa che sembra fango, molto probabilmente si tratta di fanghi termali usati nei centri benessere degli alberghi della zona. Questi fanghi dovrebbero essere smaltiti come rifiuti speciali, il sospetto è che per risparmiare siano stati smaltiti direttamente a mare. L'immersione è finita, ormai il sub è arriva, la condotta continua a sparare i rifiuti in mare e ogni giorno gli scarichi sono decine di tonnellate. Ci spostiamo in provincia, il depuratore di Manduria non sarebbe conforme alle direttive europee, così arriva lo stop al progetto. I dettagli nel prossimo servizio. Il depuratore di Manduria è fuori legge, almeno per i parametri europei. Lo si evincerebbe da una direttiva della Commissione delle Comunità Europee, datata 22 maggio 2011, inviata al Parlamento e al Consiglio Europeo per la pubblicazione, in merito al trattamento delle acque reflue urbane. Tale direttiva costituisce uno dei punti chiave della politica ambientale dell'Unione Europea ed entrerà in vigore a partire dal 31 dicembre 2012, per poi essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Il contenuto è chiaro, saranno vietati gli scarichi in mare delle acque fognarie per i nuovi impianti di depurazione e di conseguenza sarà obbligatorio l'adeguamento di quelli esistenti. Entro la fine del 2015 gli agglomerati con più di 10.000 abitanti che scaricano le loro acque reflue fognanti in zone particolarmente sensibili dovranno intervenire per rispettare questi obblighi. Come dire che il progetto della CUP e della Regione Puglia sul depuratore con scarico a mare con relativo bando che scadrà a luglio non rispetta fin da ora i parametri imposti dalla Comunità Europea entro il 2015, come dire che il progetto da 12 milioni di euro rischia di trasformarsi, oltre che in una sorta di ecomostro, come denunciato più volte dagli ambientalisti, in un incredibile sperpero di denaro pubblico, come dire, oltre al danno, pure la beffa.